verifica dei parametri aziendali. I parametri da verificare, i parametri aziendali sono all'interno dei dati aziendali, parametri contabili, la gestione delle imposte differite e la tipologia, ai fini, la scelta, diciamo, della tipologia di IRAP, quindi IRAP civile o IRAP fiscale. E poi un parametro nei parametri Cespiti ed è quello relativo alle manutenzioni. Allora, aziende, anagrafica azienda, dati aziendali, parametri contabili, a pagina 2 di 2, vedete, gestione imposte differite. Io, essendo una società di capitali, l'ho flaggato a sì. Poi, ovviamente, ognuno fa le proprie valutazioni, quindi noi diciamo che quando ho creato un'azienda è impostato a no. Quindi il programma nel raccordo, vi vedremo successivamente, non vi genera eventuali imposte differite sulle variazioni temporanee. Se invece l'ho flaggata sì, diciamo che vi dà in automatico gli accantonamenti, gli eventuali utilizzi appunto di imposte differite. Poi vedremo nel raccordo. E l'altro parametro è appunto questo, calcolo IRAP articolo 5.5 bis, che essendo questa una società di capitali è settato ad A, cioè IRAP civile, articolo 5, di default. Se fossi in un'altra azienda semplificata, ordinaria, comunque che non sia una società di capitali, ovviamente sta all'utente andare a modificare il parametro in base alla propria scelta. E l'altro menu da controllare, sempre in aziende, parametri di base, cespiti, immobilizzazioni, parametri. Noi diciamo di controllarlo. In realtà questo parametro a pagina 2 di 3, manutenzioni, genera scritture su raccordo contabilità, su raccordo fiscale, è sempre settato a S di default. Questo parametro è molto importante perché poi è quello che vi permette di generare nel raccordo le scritture per le manutenzioni, il calcolo, diciamo, del plafond del 5%, l'articolo 102,6 del TUIR. È una funzione appunto che si attiva lanciando gli ammortamenti, quindi questo è molto importante per chi non lo sapesse, cioè il calcolo delle manutenzioni, il calcolo fiscale delle manutenzioni in passepartout si scatena sempre lanciando la funzione del calcolo degli ammortamenti. Poi vedremo. E ok, questi quindi sono parametri contabili e parametri Cespiti da verificare. Io aggiungerei anche, non è inserito nella slide, quest'altro parametrino che è a pagina 1 di 3, gestione civilistica del registro Cespiti. Noi diciamo che non l'abbiamo inserito come parametro da verificare, perché qui appunto è a discrezione dell'utente se attivarlo o meno questa gestione civilistica. Perché la gestione civilistica del registro Cespiti attivata, quindi impostata ad S, mi attiva poi il disallineamento fiscale delle aliquote ammortamento, quindi tra aliquota civile e aliquota fiscale, tipico caso del bene parzialmente deducibile o dell'autovettura, ciclomotore con i limiti fiscali dell'articolo 164. E tra l'altro, quando io lancio gli ammortamenti, dopo vedremo. E mi attiva anche il menu nel raccordo appunto che mi gestisce questi disallineamenti. Se invece, se, diciamo che tendenzialmente una società di capitali, la gestione civilistica deve essere comunque, non deve, comunque tendenzialmente è attivata appunto per disallineamento tra il civile e il fiscale, considerando poi che è un'azienda in ordinaria. Se fossi in semplificata, quindi che come quadro d'impresa compila l'RG, tendenzialmente la gestione civilistica non è attiva, quindi il parametro può tranquillamente essere lasciato a no, e in tal modo il programma, quando genera gli ammortamenti, li genera solo con l'aliquota fiscale, cioè quella del DM dell'88. Arriviamo finalmente all'operazione di chiusura. Ecco, vedete, tra le operazioni di chiusura non abbiamo diciamo, inserito tutte le operazioni di chiusura del bilancio, ma soltanto quelle ai fini della corretta compilazione del raccordo. Quindi non abbiamo inserito la valutazione delle rimanenze, contabilizzazione dei rati riscontri, eventuali accantonamenti a fondi rischi, ma abbiamo inserito la contabilizzazione degli ammortamenti, la determinazione del fondo svalutazione crediti, il calcolo del ROL, ovviamente solo per le società di capitali, il calcolo dell'ACE per le ditte in ordinaria e novità da 2013C, il calcolo automatico della deduzione IRAP da IRES-IRPEF. Quindi passando alla prima, contabilizzazione ammortamenti, vedete nella slide le operazioni sono generate effettuando la stampa del registro Cespiti. Per generare le operazioni di ammortamento si può utilizzare la stampa AS, AE, che è quella dei dati extracontabili, S si intende stampa definitiva. La E per includere eventuali operazioni extracontabili sugli ammortamenti,
oppure la stampa di tipo R, che mi genera le scritture in prima nota, ma non è definitiva. E come vedete, quello che vi dicevo prima, contestualmente agli ammortamenti vengono generate anche le scritture, le registrazioni relative alle manutenzioni. La funzione ammortamenti è presente in annuali, ammortamento cespiti immobilizzazioni, ammortamento registro cespiti. Allora, noi tendenzialmente nel raccordo diciamo sempre di, ai fini del raccordo, ma anche in sede di chiusura del bilancio, insomma, per fare tutte le valutazioni sugli ammortamenti, di utilizzare la stampa di tipo R, perché appunto non è definitiva come è riportato sul programma, ma effettua le registrazioni in prima nota. Può essere lanciata N volte e vi sovrascriverà sempre le scritture che sono state contabilizzate in prima nota. Quindi voi la lanciate, il programma genera la scrittura ammortamento a fondo. L'ha lanciata altre 10 volte, 10 volte nel giro di 4 minuti, lui costantemente sovrascriverà le scritture in prima nota e vi rigenererà eventuali disallineamenti che compaiono nel raccordo. Mentre la stampa definitiva è quella appunto che tendenzialmente viene lanciata nei 90 giorni successivi all'invio telematico, quindi avete tempo fino al 30 di dicembre se siete solari. Parlandoci chiaro, quindi diciamo che in fase di chiusura del bilancio noi consigliamo sempre di utilizzare quella di tipo R. E vedete sotto i menu successivi, il menu sta sotto diciamo l'acronimo stampa, ci stanno alcuni menu manutenzioni settati a sì di default, quindi il programma è già settato per farvi il calcolo ed eventualmente si può anche stampare il calcolo che effettua il programma su queste manutenzioni. Posso settare la stampa a S oppure alla D di F10. Il programma mi genera due stampe, una per il calcolo e l'altra per gli ammortamenti. Ecco, vedete qui il calcolo. In questo caso ho anche un cespite contabilizzato nel 2012, per cui vedete nell'ultima colonna importo è tutto a zero, perché dal 2012 è stata modificata la normativa sul calcolo delle manutenzioni, quindi rilevano i cespiti presenti già all'1.1. Essendo questo invece un cespite contabilizzato nel 2012, ai fini del calcolo del plafond non rileva. E infatti è zero. Io qui avevo un conto di manutenzione, vedete, di tipo L, deducibile al 40%. Quindi civilisticamente, se non erro, è stato contabilizzato per 3.000. Mi rileva per 1200, quindi il 40%, mi va al confronto con il 5% di 0 che è 0, quindi il residuo da ammortizzare è 1200. Poi lo vedremo nel raccordo. E poi genero la stampa degli ammortamenti. Ricordate che io ho attivato, essendo un SRL, la gestione civilistica del registro cespiti. Per cui mi trovo due sezioni, la sezione fiscale e la sezione civile. Quindi per le due aliquote che ho utilizzato, nel mio caso ho utilizzato due aliquote diverse, quindi il programma comunque mi genera, quando è attiva la gestione fiscale, sempre due sezioni distinte. Se invece fossi una semplificata oppure sempre un'ordinaria, ma non avessi attivato la gestione fiscale, avrei visto in questa stampa, quindi la stampa di registro cespiti, solo la sezione fiscale. Successivamente, quindi vedremo, andiamo poi nel dettaglio nel raccordo per vedere poi l'operazione che ha generato il programma. Vi volevo far vedere le altre operazioni di chiusura. Abbiamo il fondo svalutazione crediti, sempre in annuali. Prima abbiamo visualizzato le due tabelle già precompilate da noi, entriamo nella gestione. Qui il programma vi dà la prima visualizzazione, diciamo, del plafond, dei conti che sono stati movimentati, verso, dei crediti verso clienti che sono stati movimentati e vi dà poi il totale del plafond. Se entro proprio con F3, fondo svalutazione crediti, all'interno della gestione, vedete, io qui avevo un fondo all'1.1 di 3.000 euro, utilizzato fiscalmente per 1.000, quindi ho una variazione in unico di 2.000 per la differenza. Avevo una perdita su crediti con un utilizzo fondo 1.000, quindi quant'è la parte che mi posso dedurre? 4.000. Il programma mi fa una variazione in aumento definitiva di 1.000 e nella pagina successiva mi effettua il calcolo dell'accantonamento fiscale. Vedete, i crediti commerciali sono 188.000, il plafond è 5%, lo 0,5 l'accantonamento in base all'articolo 106, mentre negli ultimi due campi posso decidere io l'accantonamento civilistico. E se civilisticamente decido, che ne so, di accantonare 1.000 euro, quando io diciamo che genero, inserisco manualmente l'importo dell'accantonamento civilistico, il programma mi chiede se voglio generare la scrittura in contabilità. Poi abbiamo
tra le operazioni di chiusura il roll, quindi abbiamo visto precedentemente la tabella conti da escludere e includere. Entriamo in gestione roll. Qui vedete il programma in base alle associazioni codice CE, per somma algebrica, riepiloga nei valori della produzione, costi della produzione, interessi passivi e attivi, tutti i conti movimentati nell'esercizio e vi fa il calcolo del roll. In questo caso io non avevo né interessi passivi né interessi attivi, quindi ho tutto roll che mi va ad abbattere una parte di un'eccedenza di interessi passivi da anni precedenti, questi 523, e la storicizzazione del roll, che come sapete è presente dal 2008, lo abbiamo su questi due tasti in alto a destra. Quindi interessi anni precedenti, dove vedete nel 2011 ho avuto un accantonamento di 5,23, nel 2012, che tra l'altro quest'anno ho l'utilizzo perché ho un roll capiente, per cui un progressivo pari a 0. Nell'eccedenza roll, dal 2010 si può riportare in avanti l'eccedenza roll anche in dichiarazione dei redditi, si può utilizzare per abbattere eventuali interessi passivi da anni precedenti. Vedete, il programma mi fa l'accantonamento per il residuo 25.267, che si va a sommare con il progressivo dell'anno precedente, degli anni precedenti. Ok, se è presente anche il tasto modifica, quindi è possibile modificare gli importi. Se io avessi avuto interessi passivi in una cifra esorbitante, 500.000 euro, vedete, il programma mi valorizza, mi effettua i calcoli e mi valorizza l'ultima riga, accantonamento di interessi passivi da anni in corso, perché ovviamente io non ho un roll capiente avendo 500.000 euro di interessi passivi. In questo caso, quando quindi l'ultima riga è valorizzata, occorre entrare in questo campo conto interessi indeducibili e marcare con F10 questo conto che viene proposto in automatico. Il conto 740.100, interessi passivi deducibili per roll, ha solo valenza fiscale, quindi non deve essere utilizzato in contabilità. Per cui se lo avete movimentato quest'anno, vi prego di generare un giroconto, perché questo non ha associazione al codice CE e non ha associazione ai redditi, è solo un conto d'appoggio ai fini del roll, quindi ha solo valenza fiscale. Quindi marcandolo, il programma mi genera poi nel raccordo la variazione in aumento temporanea su questi interessi passivi, temporaneamente indeducibili. Tasto ripristina, ritorno alla situazione da contabilità. È presente anche la stampa di servizio, stampa roll, che vi dà appunto la fotografia di quello che abbiamo visto adesso, quindi i conti che ho movimentato. Io ho movimentato anche dei conti che nella tabella escludi e includi erano presenti, ho ad esempio questi canoni leasing, interessi leasing, vedete mi metto una E che mi intende che sono esclusi dal calcolo della macroclasse B, costi della produzione, il calcolo che abbiamo visto in precedenza e la storicizzazione nei due menu in alto a destra, quindi interessi indeducibili ed eccedenza roll. Anche qui, quando poi andremo in dichiarazione dei redditi, tutto ciò che viene calcolato in gestione roll viene poi importato nel prospetto delle società di capitali, per intenderci righi da RF 118 e RF 121 in automatico. L'altra operazione di chiusura è relativa all'ACE. Sostanzialmente viene fatto un confronto fra il progressivo ACE dell'esercizio e il patrimonio netto, il minore dei due, 306, 473.857, viene preso 306 e viene calcolato il 3%. Vi volevo far notare che è presente il menu ACE esercizi precedenti. Nel primo campo ACE esercizi precedenti occorre inserire manualmente l'eventuale ACE non utilizzata dall'esercizio precedente, che nella dichiarazione dei redditi dell'anno scorso era il campo RS113, mi sembra il box 10. Quindi se non avete utilizzato ACE l'anno scorso, ovviamente non sto parlando di società trasparenti perché sennò sarebbe andata sui soci, occorre qui riportare l'ACE da esercizi precedenti. Eventualmente anche l'ACE esercizi precedenti se la società di capitali, come in questo caso, fosse stata socia di un'altra società di capitali o società di persone. Quindi, diciamo, residuo non utilizzato che insiste sulla società su cui sto andando a calcolare l'ACE deve essere riportata in questo campo. Nel campo successivo invece è presente la stratificazione, cioè l'incremento e i decrementi da anni precedenti, perché quest'anno, essendo il secondo anno di gestione dell'ACE, il legislatore ha dato la possibilità di recuperare tutti gli incrementi
al netto dei decrementi dell'anno precedente per intero. Quindi, per intenderci, se l'anno scorso, al 30 di giugno, avete effettuato un versamento in conto capitale che vi rilevava, essendo un versamento in conto capitale pro rata te pro temporis, solo per metà dell'anno, quindi al 30 giugno rilevava per 250.000 euro, quell'importo quest'anno, e quindi ai fini della determinazione base ACE l'anno scorso qui avevate 250, quell'importo del 2011 da quest'anno rileva per 500.000, quindi per intero, non più pro temporis. E il programma, se voi avete utilizzato la funzione annuali ACE dal 2011, ve lo recupera in questo campo. Vedete, poi è presente anche il tasto rielabora, e se io vado a modificare a mano l'importo, metto 1.000 euro, rielabora lui. Digitando il tasto mi recupera il dato dell'anno scorso. Se io apro la sessione parallela di questa società e vado nel 2011, vedete, io ho questi 225.039 che vabbè, casualmente rilevavano per intero perché 307.1 era un conto relativo a una riserva straordinaria, quindi una riserva di utili, quindi mi rilevava per intero. Però il programma, appunto, vedete, 225.039 me lo recupera quest'anno sempre per intero, quindi a prescindere da che tipo di conto patrimoniale ho movimentato. Nel campo sotto, determinazione base ACE, importi annuali, il programma mi riporta quegli 81.061 che non è altro che la variazione progressiva dell'esercizio, in questo caso calcolata eventualmente pro temporis, vedete, 276 giorni, su una contabilizzazione in avere di 30.000 mi rileva per 22. Quindi 58 più 22 fa quegli 81. Totale base ACE quest'anno è quei 2,25 dell'anno scorso per intero più gli 81 di quest'anno. E il programma mi mette di fianco l'importo di 306.100,78 una S che sta appunto ad indicare che ho, oltre all'ACE di quest'anno, ho aggiunto anche la stratificazione dell'anno scorso. E questo importo mi va a confronto col patrimonio netto. Il minore dei due, 9.183. Poi nel raccordo vedremo, quando andiamo a riconciliare l'utile civilistico con il reddito imponibile, se questi 9.000 non sono capienti per abbattere il reddito imponibile al netto delle perdite fiscali, io avendo inserito quell'eccedenza ACE da anni precedenti di 3.000 euro, posso appunto utilizzare quell'importo fino a concorrenza, quindi per abbattere ulteriormente il reddito imponibile. Quindi l'ACE esercizi precedenti, come vedete, interviene dopo il calcolo ACE. È altresì presente dall'anno scorso il campo imposta periodo, praticamente qui vedete c'è anche un F1, inserendo un esercizio contabile diverso da 365, quindi o più lungo o più breve, il programma mi ragguaglia il patrimonio netto.